Non ci aspettavamo sicuramente che l'ENI dopo 70 anni decidesse così, prima di preannunciare una chiusura calendarizzata da qui a 14 mesi, per poi due giorni dopo l'assemblea, nonostante l'assicurazione di qualche parlamentare locale, invece emettere una comunicazione aziendale dando una data che è il 31 dicembre prossimo 21 e che poi di fatto si traduce nelle prime 10 giornate di dicembre. È un attacco al nostro territorio, mi sembra di vedere i primi effetti anche della legge sull'autonomia differenziata e quindi di quella politica del governo che decide di penalizzare il meridione e noi che siamo il sud del sud ancora, saremo ancora di più penalizzati. È un'ecatombe specialmente nel lato dell'indotto quando noi pensiamo ai servizi legati alle aziende, agli autotrasportatori e ai lavoratori che già i primi sono stati licenziati, ai metalmeccanici e agli edili. È un problema che investe l'intero territorio e che investe anche quelle aziende che sono nate attorno al polietilene di Versalis e quindi non è una battaglia solo di categoria, non è solo una battaglia sindacale, ma una battaglia sociale che l'intero territorio, e lo dimostrano le istituzioni presenti, deve continuare. Questo è il primo passo. L'obiettivo è avere un tavolo a Palazzo Chigi con la Meloni. Se Schifani vuole fare il mediatore, ben venga, ma noi vogliamo un tavolo a Roma tra ENI, la Meloni e le parti sindacali di CGIL e CISL e UIL.